A Milano c'era una volta l'imperatore austriaco e veniva soprannominato Cieco Beppe perché si chiamava Francesco Giulio. Ecco, io suggerisco di ribattezzare il sindaco Sala Cieco Beppe, ma con la I, perché non vede le cose. Per esempio, sostiene che, obnubilato da piste ciclabili, contravvenzioni dei vigili, eccetera, ha questi incubi o miraggi notturni, non vede la realtà. Sostiene che in Milano non ci sia un pericolo borseggiatori, un pericolo sulla sicurezza. E dice: ma no, è vero, vengono ammazzate meno persone rispetto a 20 anni fa. Va bene, verranno anche ammazzate meno persone. Però, e poi dice: è solo un discorso di percezione. Ma se un discorso di percezione non è reale, qual è la conclusione? Che il problema sei tu, Sara, che i cittadini percepiscono che finché ci sei tu non saranno mai sicuri. Cioè, hai detto tu, è un problema di percezione. Percezione cos'è? Sfiducia nei confronti di chi? Nei confronti del sindaco e di chi guida la città. Non certo del governo, perché il governo governa tutta Italia. E quindi il problema dei milanesi e della percezione dei milanesi non è un discorso del governo. A parte poi le cose ridicole, dire c'è una campagna mediatica. Allora, ma scusami, se Carlo Verdone dice che ha paura ad andare alla stazione centrale, ma come una campagna mediatica? Ma scusa, ma di chi? È al servizio del centrodestra Carlo Verdone? Dubito. A parte che tu rispondi a un comico con un video comico, che è quello che hai fatto con Santa Maria, per dire che Milano non è Gotham City, è trasformato un attore drammatico in un attore comico. Comunque, alla fine di questo, io volevo anche aggiungere questo: l'attacco di Briatore. Poi dice: ah, questo attacco sulla sicurezza rende difficile lavorare a chi lavora per i locali, eccetera, a Milano, grazie alla sua attrattività. Ma io volevo renderti edotto che Briatore, quando ha attaccato Milano, non aveva nessun interesse ad attaccarlo, perché Briatore ha dei locali a Milano e quindi non ha nessun interesse a danneggiare l'immagine di Milano. Lui però, da, fra le altre cose, ristoratore, si preoccupa dell'immagine che tu dai di Milano.